Oltre al grande tema della campagna vaccinale contro il Covid-19, l'altro grande macro tema affrontato nei 4 giorni del Forum Risk Management in Sanità svoltosi ad Arezzo, ma tutto in modalità online, è quello della telemedicina. Sono già 7 i milioni di ricette elettroniche in Toscana e migliaia le televisite, come ricordato da Andrea Belardinelli, direttore del settore Sanità Digitale e Innovazione della Regione Toscana. Questa è la soluzione che abbiamo introdotto per visitare i casi in isolamento a casa, i casi positivi. Perché? Perché i nostri equipaggi USCA, lo vedete come si muovono, non è che sono il massimo del comfort, quindi i guanti, la maschera, la visiera e un numero importante di pazienti a visitare a casa, perché io lo ricordo sempre, cioè la sfida è negli ospedali, ma per un numero X di contagiati positivi ci sono almeno 100 volte un numero di persone a domicilio. Ed è stata qui la vera sfida, è stato il territorio, compreso anche l'RSA, ora ci arriviamo. Quindi abbiamo aggredito anche la ricetta elettronica, il banale promemoria. E noi siamo stati la prima regione in Italia, lo vedete qui, il 16 marzo, perché poi il 21 è arrivato il decreto di Borrelli della Protezione Civile, ad inviare tutte le ricette a casa dei pazienti via SMS. Ma questo ci ha consentito, vi faccio vedere i numeri, questi sono a ieri l'altro, di inviare 7 milioni di SMS. 7 milioni di volte qualcuno non è uscito di casa a prendere un foglio. La televisione della Regione Toscana non usa queste piattaforme che stiamo usando ora, non usa Webex di Cisco, non usa Meet di Google, dei grandi colossi americani. Usa un open source e che è completamente montato e installato all'interno dei nostri server, quindi non gira nulla fuori dalla rete regionale. E in questo caso vedete che il paziente inserisce il suo codice fiscale e poi parte. A giugno avevamo già fatto oltre 5.000 televisite, questi ad esempio sono i dati estratti dal 1 ottobre, tanto per darvi una misura, dal 1 ottobre a oggi, questo anzi a ieri, sono state fatte altre 3.387 televisite a 1.084 pazienti. E la tecnologia aiuterà in futuro anche la gestione delle RSA, uno degli anelli più deboli durante questa pandemia. Questo è un disegnino tanto per farvi capire, quindi noi abbiamo fatto l'app che si chiama InRSA Sicura, da 2 settimane disponibile sullo store di Google, che ci ha messo ben 5 mesi a pubblicarlo, tanto per farvi capire come durante la pandemia tutto è stato complicato, tutto è stato difficile. Ovviamente medici, infermieri, operatori della RSA registrano tutto in questa modalità mobile, si accede a questo portale regionale, ci sono dei cruscotti, si possono fare tutte le operazioni di ammissione, dimissioni, eccetera, ma la cosa molto molto più interessante è che tutto questo oggetto si integra nativamente col sistema informativo regionale che si chiama Aster, che stiamo proprio concludendo nonostante il Covid in questi mesi, e tutte queste informazioni vanno anche a comporre i flussi regionali. Perché? Perché noi spesso curiamo molto bene, ma se non rappresentiamo altrettanto bene questa attività che viene svolta anche all'interno dell'RSA, non riusciamo a comunicarlo a livello nazionale, quindi a cascata non scattano nemmeno i finanziamenti. Come è accaduto per il personale medico ed infermieristico, anche per quello che riguarda le RSA, sia sul fronte degli ospiti che su quello degli operatori, l'adesione alla campagna vaccinale contro il Covid-19 in Toscana è molto alta. Dottor Belardinelli, questi 14.163 sono tutti, cioè il dato complessivo della Toscana, quindi operatori sanitari, RSA, tutti? No, questi sono solo gli ospiti. Gli ospiti che sono stati inseriti dai gestori. Okay. Se volete sapere gli operatori quanti sono, datemi 3 secondi e vi dico gli operatori sociosanitari dell'RSA privato, eccolo qua, che si sono segnati per il vaccino, sono 8.692 per l'RSA e 1.236 per l'RSD. Questi sono gli operatori, sì, ok? Mentre invece i pazienti sono quel numero che vi ho detto prima.